Luca Bosio, Bosio di Santo Stefano Belbo, zona di Moscato, però voi avete acquistato la Belcolle, Verduno, zona di Barolo, oggi qui, 26 febbraio 2016, presentate una verticale importante dal 71 al 2011 di Barolo. Ecco, perché questa scelta? Beh, la scelta di presentare una verticale di Baroli è innanzitutto una scelta di orgoglio e di rispetto per un vino molto importante piemontese, probabilmente l'ambasciatore dei vini piemontesi nel mondo, e per il quale abbiamo deciso di selezionare all'interno del nostro archivio, chiamiamolo così, il nostro archivio di cantina, alcune annate molto rappresentative di questi 40 anni di storia specificamente della nostra cantina, e a partire dal 1971, ritenuta una delle migliori annate degli anni 70, fino al 2011, e dando anche un assaggio, un'anteprima della nuova annata 2012, non ancora in commercio. Quindi sarà una degustazione cosiddetta da botte. La scelta è ricaduta, appunto, come ho detto, su una decina di annate rappresentative, per far capire, anche se di presentazione il Barolo non ha più necessità, quanto il Barolo si porti con sé un bagaglio di storia e un bagaglio di tradizione legata a questa terra, e che proprio tutto questo insieme fa sì che il Barolo possa essere considerato uno tra i migliori vini d'Italia e sicuramente del mondo. Ecco, lei ha parlato di territorio, il Moscato e il Barolo insieme ad altri vini importanti del Piemonte sono dentro ad un territorio che è patrimonio dell'umanità, tutelato dall'UNESCO. Che cosa vuol dire? È un valore aggiunto in più questo? Beh, è innanzitutto un orgoglio, di nuovo, nuovamente io sono molto orgoglioso di essere nato, di avere l'opportunità di crescere in questa zona bellissima, dove l'unione tra l'uomo e la natura è stato valorizzato al massimo. Non dimentichiamoci ciò che rappresentava in queste zone anche solo 50-60 anni fa, dove la ricchezza, la bellezza e il riconoscimento a livello mondiale di queste zone non era così scontato. Ma nonostante tutto, la tenacia dei nostri avi, dei nostri nonni e bisnonni ha fatto sì che queste colline vivessero e sopravvivessero, e oggi ci possiamo rendere parte anche noi di questa bellissima storia che si chiama Langa, Monferrato e Roero. Un'ultima domanda secca sul un'anteprima di un vino particolare. La Belcolle è un po' l'alfiere di questo vino, che è il Pelaver. Ci dice qualcosa? Sì, allora, Verduno è un comune di produzione del Barolo, ma è anche un comune, l'unico comune in cui è possibile la coltivazione e la produzione di un vino autoctono molto particolare, e per chiunque lo assaggia la prima volta estremamente rappresentativo. E parlando del Pelaverga, che appunto è questa varietà piemontese autoctona poco conosciuta ma valorizzata dai produttori di Verduno negli ultimi 20-30 anni, che presenta un profilo aromatico e diciamo in generale come struttura di prodotto unica nel suo genere. È difficile da spiegare come vino, perché essendo appunto così particolare esiste solo un modo per capirlo a fondo, ed è assaggiarlo.